Buon salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video di Gamers Health. Io sono Kira e oggi siamo di nuovo sulla nostra CTM preferita di Minecraft, Waterbrook 4, con il nostro... Dov'è? Dov'è il nostro Maverick? Ah, cazzo! Chi eri? Ok. Ho ucciso un polpo. Una bravo, piove. Bravo. Però non mi ha dato niente. Ecco, bene. Allora... L'episodio scorso è finito che abbiamo ucciso il Killer Bunny e che abbiamo pensato di ucciderlo altre 8 volte, sì 8 volte, per poterci fare due pantaloni a testa di diamante più forti. E in più volevamo vedere se riuscivamo a farci l'ascia. Allora, per farci l'ascia ci volevano due teste di Jungle Spider e 8 occhi di ragno. Ma tanto quindi, tu guarda quello. Esatto, quindi 4 Jungle Spider, 16 occhi di ragno. Allora, Jungle Spider ne abbiamo 3, quindi dobbiamo sconfiggere anche un come altro si fa la carota d'oro? E una carota al centro e 8 pepite in tondo. Zio bestia, quante? 8 pepite, ma quante pepite carote non ci servono? 8. Lo so, ho preso le pepite. Ok. 8 allora carote d'oro. Non so se abbiamo abbastanza pepite, non credo. E basta che trasformi. E i jungle ci servono anche gli occhi di ragno, perché ne abbiamo 9 di 16. Quindi ci serve ancora una testa di jungle spider e 7 occhi di ragno. Che ma qui ci sono altre 9 carote d'oro. Vedi che ce l'avevamo, porca paletta. Ma l'abbiamo. Io mi metto a farle, lo sapevo che ce l'avevamo. Io non me lo ricordavo. Allora ce ne servono 8. Una per ogni killer bunny. Facciamo 9. Facciamo 9. Non ci ho voglia di mettere in un altro posto. Va bene. Quindi pensavamo. Hai preso gli occhi di ragno? Li hai presi? Li hai trovati? Sì, ne abbiamo 9 di 16, ce ne mancano 7. Oh, cazzo. Vabbè, ma tanto... mentre ammazziamo il killer bunny, ci sono anche esattamente, i ragni. Esattamente, esattamente. Quindi pensavamo di sconfiggere qualche killer bunny durante questo episodio. Probabilmente oggi ciao Delfino! Probabilmente oggi non avremo abbastanza materiali per fare qualche missione agraria, perché comunque dobbiamo sempre andare nel Nether. E quindi oggi sarà un episodio di combattimento schietto schietto con tutti i boss. Sei pronto? Siusle. Qua. Pronto? Porca di quella vacca. Vai, sì, vai. Metto una. Messa. Eccolo. Vieni Jack the Rabbit, vieni. Porca vieni troia. Vieni là. Ma è già morto. Sono troppo forte. Gli ho dati due colpi, ma gli ho dati schietti schietti. Sono troppo forte, sono fortissimo. Quindi è una pippa. È una pippa, è una pippa. Infatti l'ha detto. Quindi è una pippa, ha veramente pochissima vita. Uno è andato. Vai. Adesso aspetta, devo cambiare la musica. Cacchio. Porca troia, sì, io penso al ragno. Ok. Ok. Vai in acqua. Dobbiamo cambiare la musica. Chi se ne frega, un attimo. No, si cambia la musica. Dove cazzo è? Vieni in acqua, vieni in acqua. Porca di quella zoccola, vieni qua. Merda vivente. Non riesco a prenderlo, vedi? Se riesci a prenderlo è facile. Se non... Sì, ma mi stai colpendo tu. No, io non ti ho neanche colpito, è lui che ti sta colpendo, Muori però. Dai, muori. Ma allora quello di prima era buggato. Quello di prima era buggato, meno male. Dove minchia è? È dietro. Ma non va giù! Ma questo è buggato allora! So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Aspetta che si è bloccato! Come fa a colpirmi? Che cazzo fa a colpirmi? Oh, è morto! Ma ero lontanissima, come faceva a colpirmi? Sì, vabbè, lasciamo perdere quelle cose lì che non le so neanch'io. Ok, allora... Io c'ho metà vita, Ma ce l'hai dei biscotti ancora? Sì, ma non posso mangiarli perché c'ho il cibo pieno. Allora si sta ricaricando, dai. Io ne ho presi, io sono a 10. Senti, nel frattempo, occhi di ragno. Sì. C'è lo spawn qui sotto del ragno. E lascio lì perché ci servono per il jungle spider. Quanti jungle spider hai preso di teste? Neanche uno. Cazzo, ce ne serve ancora una. Oh, una jungle spider. Dai, vai, metti il coniglio. Coniglio messo. Di merda. Sempre vieni qua, spawn. Coniglio di merda. Vai in acqua. Vieni in acqua. Vieni in acqua. Aspetta che mi curo. No, attenta che ci sono le wizard, vieni via. Ma come sono le wizard? E si sono aperte la porta. Ma
Porca troia, non è possibile. E ce n'è una che è venuta di qua. Dai, curati, veloce. Sto finendo il cibo. Ammazzo un attimino il ragno. Ok, il ragno è andato. Eccomi. Sì, ma è imprendibile. Sì, ha colpito te. Troia. Non è veloce, è proprio imprendibile. Poi sì, questo infatti, lag non ne parliamo. Poi vuole solo i mebili. Mazzo ragno, mazzo ragno. Come fai a prendermi da qua sopra? Porca troia. Madonna. Sì, però no, dai, è troppo forte. Il primo l'hai battuto con un colpo, vabbè. Ma gli altri, roba... altri... No, ci mancano due occhi. Occhi. Quanti occhi dai tu? Io niente. Te l'ho dati. Ci mancano due occhi. Perché quanti ne hai? 14? Sì. E tanto, quante teste di coniglio hai? Ma chi se ne frega delle teste di coniglio? Ne ho tre. Ma c'ho sette. Ne hai tre, dobbiamo farlo ancora 5 volte allora. Eh sì, ma c'ho sette. C'ho sette. Ok, ho preso l'ascia, vediamo se è più forte. Minchia, c'ha affilatezza. Ho preso, 5, ragazzi, l'ascia, l'ho fatto vedere adesso quella che volevamo prenderci. Perché abbiamo abbastanza Jungle Spider. Soltanto che ci mancavano due occhi. Quindi per adesso ne ho una soltanto io. E vediamo adesso poi di riuscire a prenderla anche per Maverick. Basta uccidere altri due stronzi. Sì, comunque questi cazzo di Jack the Rabbit sono imbattibili, cioè. Ma Belin veramente sembrano completamente buggati. Il prima l'abbiamo battuto molto più facilmente. Sì, infatti, ma meno male che c'è scritto che ha poca vita, cacchio. Sì, non andava giù, l'abbiamo tipo combattuto 10 minuti. Sì, infatti. 10 minuti di botte. Andiamo a rifarlo? Lei tra l'altro è morta due volte. C'hai le carote, vero? Sì, 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 poi ci si sta rompendo. Voi state là dentro, Cristo. Sì, poi ci si sta rompendo anche la... l'armatura. L'armatura, quindi dobbiamo rifarcela. Ma già colpito. Cioè, tu non gli devi andare troppo vicino a sto cazzo di coniglio. Ma non è che aspetto... È morto. Questo è morto. Ma cazzo è così? Uccidi sto stronzo. Allora, se il secondo non muore, vuol dire che è meglio uscire e rientrare tutte le volte. Ok, ok. Allora, facciamo così, facciamoci qualche ragno. Adesso, per arrivare a due... C'ho un occhio. Hai un occhio? Tanto ne mette che combattiamo i... Dai, usciamo e rientriamo, perché non ha senso. No, vai, proviamo. Vuoi provare? Proviamo, magari sarà solo buggato prima. Due anche volte? Non so se... Metti una carota e riproviamo, vai. Ah, si era buggato, ok. No, perché buggato non aveva prima. Senso. Abbiamo messo 20 minuti a sconfiggerne due. Io volevo provare la mia ascia. Scusami, non l'hai ancora provata? No! Dai, ne metto un altro, ci sei? Sì. Vai. Arca troia! L'ho fumicato! Sì, ma minchia, la voglio anch'io, cazzo! Dai, ancora, vai. Vado io! Troppo bello! Aspetta che c'è una chest qua. Piglia, però voglio venire anch'io. Madonna, quanta roba. C'è tanta roba, voglio entrare anch'io. È un po'. Entra, c'è anche una mela d'oro. Ci sono dei mostri, ma secondo me sono al piano di sotto. O di sopra. Qui c'è un'altra. Ah, aspetta, queste qua sono per i boss, va bene. Oh, sento dei rumori. Quante chest. No, ma guarda quanta roba che c'è. Vai nelle chest, vieni qua a vedere quanta roba c'è. Sì, ma ammazzo. Qua niente. E vieni a vedere queste qua, c'è diamanti. C'è una strega? Ora scappiamo, gli stiamo fottendo tutto. Guarda queste qua sopra quanta roba c'è. Sto prendendo tutto io. Lapislazzuli, io finché ho spazio... Mi sa che c'è una strega. Guarda quanti smeraldi. Oh, li hai presi? Ho preso tutto. Controlla tutte le chest. Roba di mare. Prendila. E non ho più spazio. Devi darmi una mano. Devo arrivare io. Vabbè, questi posso anche non prendere. C'è l'occhio del mare qui, come cazzo si chiama? Muoviti, dai che c'è tutta un'altra zona da andare a prendere la roba. Sto andando. Poi possiamo anche tornare indietro, Sì, allora dai. Riempiti la cosa, torna mattina a casa. Cioè, che stiamo facendo razzia. Dai, veloce che qua stanno urlando. Dov'è? Vieni qua, questo qua. Ok, aspetta, fammi prendere. Qua questo ancora. Poi c'è ancora un altro piano di sopra, qua. E poi di là c'è ancora. Vado, quanta roba. C'è un creepy lì. Non ho più spazio. Ok, andiamo, via. Via. Dei ladri, siamo dei ladri. Vabbè, qua ci sono un po' di zombie, ma. Back! Madonna, m'hai salvato.
Una testata mi stava tirando, che minchia. Io allora, sono andata dritta. Dai, vammi a prendere la lascia per piacere. No, aspetta, non ho e anche spazio. Gambali. Aspetta un attimo, non ho spazio da dove metterlo. Ho 33 smeraldi. Allora, Jungle aspetta, Spider aspetta, aspetta. E Jack the Rabbit. Ok, aspetta, dammi. Ok, facciamo così un attimo. Fammi mettere un attimo nel... Dammi tre cose che ce l'ho io. No, la metto qua. Spazio metto... io. L'ho messo nella mia nell'interchest, nessun problema. Allora, qua dovrebbe essere. Madonna, quanta roba che c'è in quella zona lì. Ok. No, no, dopo andiamo a far razzia. Allora, fai due gambali, fai la cosa. Sì. Madonna, ragazzi, quanta cazzo di roba c'è in quelle ceste. Adesso che andiamo veramente lì senza fare la boss fight, perché prima ci vogliamo un attimino preparare, perché abbiamo tutta l'armatura rotta. Però andiamo lì e fottiamo tutto. Assolutamente. Ok, vieni. Tutto. Allora, questo è okay. Tuo. Mi devi dare due cose a me. E questo è tuo. Questa e questa. Ok, allora gambali indistruttibili. Oh, belli. Allora hanno protezione dal fuoco, protezione dalle esplosioni, protezione dai proiettili, protezione spine, che dovrebbe essere che se ti colpisco... Minchia! Minchia, cammina! Abbiamo più 0,2 velocità... Vomito! Io vomito! Abbiamo più cuori! Sì, no, abbiamo più armatura. Ah no, più cuori, più è vero. Cuori, abbiamo più due cuori. Eh sì, perché più quattro vita c'è scritto. Puttana troia, bellissima. Andiamo. Allora, questi qua sono quelli per il boss. Qua dietro non c'è niente, ok. Ok, mi sono messa a super velocità. Ok, qua qui le guardate tutte. Forse c'erano delle bacche ancora da prendere. Io guardo di qua. Madò, quanta roba c'è. Tu cerca di prendere tutto quello che puoi, poi torniamo indietro di nuovo. Qua sopra c'è un secondo piano. Sì, no, prima facciamo questo. Facciamo le cose ben fatte. Per piacere, Kira. Arrivo. Guarda quanto cibo che c'è qua. Non ci provo, però. Ma sei da quest'altra parte qua. Oh, io sono già pieno. Ok, sto prendendo io le patate. Non potevi continuare il mio lavoro, no? Mi sento gente alle spalle io, eh. Qua, food. Sì, finisci food. Lo sto prendendo. Ok, poi andiamocene un attimino a casa e torniamo. Quante lanterne, quante zucche. Dai, via. Oh, merda. Oh, i meloni interi. Cristo, muoviti che c'è la wizard. Vai su back. Ho ammazzato la wizard. Cacchio. Madò, sì, no, vieni qua. Dove sei? Madò, quanta roba che c'è ancora a questo piano. No. Giù di sotto. Ma c'è un ender chest qua. Aspetta che ci butto un po' di roba nella ender chest. Così poi me la prendo dopo. Ah, chi cazzo è questo che c'ha sto coso in testa? Aiuto, mi sta massacrando. Dove sei giù, ho detto? Ah! Sono tanti! Spostati! Ok, lo fatti fuori! C'è la wizard! Io sto morendo! Ti ho detto andiamocene via, tu gnigni! Vai! Vai a casa! Back! Fanculo! Ah, te stai avvelenata! Sì, ora muoio! Aspetta che prendo io! Madò, prendi, oro, libri incantati. Buono, arrivano. Allora, stanza questa l'abbiamo fatta tutta, siamo sicuri? Sì. Ok, stanza davanti. Controllale bene perché il creatore della mappa è stato molto furbo. Vedo una cesta lassù, non riesco ad arrivarci. Ci sono le scale. È stato molto furbo, ha infilato le ceste in posti orribili, diciamo. Ma in realtà okay, ci smerando. Sta anche... Ma l'aveva detto okay. Che c'erano. Qua c'è della roba. Madonna qua. Tutta roba abbastanza normale. Però ci può servire. Sì, quindi esatto. Visto che siamo in una survival alla fine. Cioè tutto serve. Poi okay. Da buoni genovesi. C'è una dietro di te. C'è una lì. Girati. Dove? Non so se l'hai vista. Lì. L'ho fatta piccina e grossa. Piccina e grossa, okay. Non riesco a scendere. Non mi fa scendere. Perché sei troppo veloce. Non mi fa scendere. Ti pizzati da me. Okay. Fatto. Ok. Fanculo. Ok. Ah, c'è un Enderman. Non guardarlo. Allora, aspetta, entriamo nella stanza sinistra, vieni qua. C'è gente. Ce la fai a prenderli? Ah, c'è anche una wizard. Lo so, mi sta dando veleno. Fuoco. Ma fuoco mi sa che sei tu. Fuoco sono io. Ok. Ok, torna nell'altra tenta. Aspetta, sto mangiando. C'è un'altra wizard. Porca la sua troia. In realtà la wizard non è tanto difficile da battere. Ma neanche sti qua alla fine. Vai. Veloce. Allora, qua ho preso tutto, sì. Poi, ce n'è un'altra qua su. Tu proteggimi. Sì. Madò, pepite d'oro, mele d'oro.
quando no, c'ho pieno, okay. vieni tu. Cambio. Scambiamoci. Okay. Qui c'è tutta una stanzona, come mi sa che ci sono delle altre chest. C'è un'altra targhetta. E poi c'è tutto il piano di sopra. Altri libri incantati. Ah, qui si torna col back, guarda, qui c'è un altro back comodo. Buono. Libri. Prendo tutto. Sto controllando se c'è dell'altro, più che altro. Un anatema, ma mi pare che abbiamo fatto. Sai. Ok, cos'è, una malattia passo venerea? Anfibio. Non è una malattia. Oh, ma meno male che poi insulti tu me perché non capisco niente di Minecraft. Ma io non ne conosco, non capisco niente di Minecraft. Ma ok, ma che allora... cazzo è una malattia della pelle? Sì, esatto. Dai, vieni giù. Si è preso tutto. Sì. Dai che c'è. Oh. Ma c'è Beck qua. Sì, un attimo, vieni qua dentro. Quindi sono qua dentro dove? Sei qua, ok. Sono piena. Volevo vedere se c'era ancora. Aia, che male. Volevo vedere se c'era ancora qualcosa. Sono piena di roba. Ma non mi pare ci sia più niente. E cosa serve questo per incantare? No, qua spawnano i boss. Sì, incanta. Ah, sì. Ah, possiamo usare questa allora, invece che formarne una nostra. Però è meglio magari avercela a casa, sai. Qua non è proprio una situazione purtroppo simpatica. Non posso toglierla. Vabbè, dai. Perché? Basta. Beh, guarda, non c'è nessuno in questo momento, quindi... Vabbè, dai, se mai lo faremo qua. Andiamo a casa? Allora, poi se mai... Per ora andiamo... Madonna, quanta gente! Meno male. Prego. Allora, andiamo a casa. Andiamo assolutamente a casa. E poi ragioniamo sul da farsi, perché adesso siamo messi un po' male. Nel senso che l'armatura io ce l'ho andata completamente. Dobbiamo rifare. Ok, ragazzi, abbiamo preso tutto quello che c'era in quella magione lì. E poi ci ritorneremo per sconfiggere il Wizard di Oz, quindi il mago di Oz e Merlino. Però per adesso aspettiamo un attimo. Però volevo farvi... ci torneremo chissà quante volte. Sì, esatto. Quella zona lì. Volevo farvi vedere un minimo quello che abbiamo preso, perché soprattutto questa roba qua ci servirà nel prossimo episodio per alcune cose, per fare e per completare, scusate, alcune delle missioni che abbiamo, soprattutto per quanto riguarda quelle degli animali. Mi spiace che sì, in questo video e scusami se ti interrompo, ci servono anche per rifarci la chest plate e i boots, perché sono completamente distrutti. Esatto, come potete vedere, mentre i jack leggings, che sono quelli che abbiamo preso in questo episodio, non hanno subito danni, il resto è distrutto completamente, quindi dovremo trovare un modo per farci, se riusciamo magari sconfiggendo anche i boss, a farci qualcosa di più forte. Sì. Non sarebbe male, però comunque una via di mezzo si può sempre trovare. Quindi mi dispiace che in questo episodio magari non abbiamo proprio sconfitto un boss nuovo o non abbiamo fatto nuove missioni, però comunque era anche un po' un episodio intermedio nel quale intanto abbiamo sconfitto 8 volte quel cazzo di coniglio di merda. E quindi in realtà la battaglia col boss l'avete vista. Sì, 8 volte. Vabbè. 8 volte, vabbè, tanto avrete visto dei gigatagli. Esatto. Però noi ci abbiamo messo un sacco di tempo, ci abbiamo messo almeno 40 minuti. Ma sì, esatto, solo per quegli 8, gli 8 lì. Abbiamo preso comunque i gambali nuovi, l'arma nuova e abbiamo razziato tutto quello che si poteva razziare. Infatti vedete, abbiamo trovato anche 2 targhette, abbiamo dato il nome ai nostri animaletti, blu e grosso uccello, perché il mio grosso uccello era troppo lungo, quindi abbiamo stretto. Ora, c'è un gran casino di casse, perché c'era talmente tante di quella roba, anzi io alcune l'ho lasciata anche nell'ender chest, me la devo andare a prendere. C'è tanta di quella roba che, per non metterla ogni volta a posto nelle ceste che ho fatto io, ho detto vabbè, dammele, butta tutto lì e ciao, poi e me la metto a posto. Esatto, allora, per far vedere un attimo, abbiamo trovato intanto un sacco di libri incantati, che ci serviranno per incantare la roba, anche perché nella magione, non so se ve lo farò vedere, ma nel caso ve lo dico adesso, abbiamo trovato un... non un banco da lavoro, come fa che si chiama? Un coso per incantare. Esatto, vabbè, quello per incantare. E che esperte di Minecraft. E quindi magari studierò un minimo un modo migliore, un qualcosa per renderci magari anche le nostre chest plate direttamente, magari le creo io con i diamanti e in base a quello che abbiamo la posso rendere forte io direttamente senza bisogno di chissà che cosa. Quindi abbiamo trovato un sacco di cibo, ma veramente un sacco. Abbiamo trovato un sacco di smeraldi, un'incudine che ci servirà, perché ci servirà. Qua abbiamo un sacco di pozioni, come potete vedere, e il disco rotto di Aerobrine Babè, chi se ne frega. Altre uova di tartaruga, una mela d'oro, ne abbiamo trovato anche una incantata, ma quella l'ho già messa a posto. Le lacrime del Ghast, cosa importantissima, le angurie
ferme, tutte belle, non ferme, vabbè, intere, perché quelle ci serviranno per la missione. Poi qua altre tantissime altre pozioni. Abbiamo trovato anche delle ender perle, della carota d'oro, una fetta di anguria luccicante. Sì, un sacco di armi. Ho usato una carozza di diamante già fatta, quindi non male. Abbiamo un sacco di colorante, ma tantissimo, e molto probabilmente ci farò un letto colore più carino per Maverick. Magari servono anche per le missioni? No, il colorante no. Però abbiamo il colorante viola. Sai cosa potremmo fare? Potremmo dipingere le nostre pecore. Sì, va bene, pecore. E qua poi abbiamo trovato un'altra spada di diamante, comunque delle bustole che non ci serviranno a niente, però noi abbiamo preso tutto. Noi abbiamo preso tutto di ignoranza, abbiamo preso un sacco di asce rotte. Sì, esatto, abbiamo preso un sacco di asce rotte che io poi le ho messe insieme, perché non so se lo sapete, vediamo se ne trovo qualcuna, ecco, tipo queste due qua. Non so se lo sapete, per chi non lo sa, comunque ve lo faccio vedere adesso. Se voi mettete due asce rotte, magari se riesco a farlo anche con la mia, sì, ma gli tolgo tutti gli incantesimi. Se voi mettete due asce rotte insieme, vedete, questa qua arancione, questa rotta, me ne dà una soltanto, però con una durabilità maggiore. E quindi risparmiamo comunque del ferro, del legno e tante altre cose. Quindi per questo episodio è tutto, spero vi sia piaciuto. Ricordatevi che qua sopra io metto sempre la playlist di tutti i video di questa serie, quindi se ve ne siete persi qualcuno andatevele a rivedere. E inoltre iscrivetevi al canale, perché ogni giorno alle 3 noi pubblichiamo un nuovo video, quindi non perdetevelo. Maverick sta cercando di coprirmi la visuale. Sto rompendo le palle. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, commentate qua sotto per darci qualche consiglio. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, Hai finito? No! Sì! E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!